Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi viola di oggi. La Fiorentina vince nei minuti di recupero dopo un'altra partita strana. Si era complicata maledettamente la vita la squadra di Paolo Sosa contro un Palermo che rappresenta una delle peggiori squadre del campionato. Va però ricordato che c'erano stati anche questa volta due errori arbitrali clamorosi, due reti valide della Fiorentina non convalidate. Insomma, i viola avrebbero strameritato di andare a fine primo tempo sul 2-0. Poi le gare cambiano, ci ha pensato Babacar all'ultimo minuto di recupero a realizzare una rete di testa importantissima, decisiva e determinante su assist di Zárate. Due calciatori, il primo assolutamente dimenticato da Paolo Sosa, e ci chiediamo come mai, visto che comunque l'ultimo quarto d'ora ieri di Zárate è stato un quarto d'ora più che convincente. L'altro giocatore, Babacar, messo da parte, spesso e volentieri contestato dal pubblico, ma la sua media realizzativa continua ad essere una media realizzativa davvero importante e le sue reti continuano ad essere pesanti. In questo bravo a Paolo Sosa, che ieri su Babacar ha puntato fino all'ultimo minuto, anche se magari molti di noi, molti colleghi giornalisti, lo avrebbero sostituito ad un certo punto della gara. Invece Sosa lo ha lasciato in campo e Babacar ha realizzato la rete che ha deciso la partita. Insomma, c'è da essere comunque contenti di questa vittoria, di questi tre punti. Ci sono ancora tante cose da migliorare. Ieri la Fiorentina, soprattutto in fase difensiva, ha ballato molto, ma i suoi leader l'hanno tenuta a galla. E allora questo campionato continua, sperando di avere altre vittorie, di ottenere altre vittorie prima del Natale e delle feste natalizie. A domani con i 101 secondi viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.